siamo a Cogoleto anche quest'anno puntualmente, abbiamo spostato di un pochino la stagione di circa una quindicina di giorni rispetto all'anno scorso. Abbiamo fatto il doppio appuntamento 15 e 16 marzo 2014, anche questa edizione di Cogoleto in 4x4 è stato veramente un successo, il paradiso del fuoristradista, la scoperta dell'America del 4x4. Abbiamo ottenuto un risultato clamoroso, già nella giornata del sabato abbiamo avuto più di 50 macchine sulla spiaggia e il giorno dopo, oggi domenica, stiamo facendo un primo bilancio, siamo intorno alle 16 del pomeriggio, ne abbiamo contate un centinaio anche per la giornata di oggi. Siamo qui con l'assessore Scarone al turismo, anche lui direi che è rimasto contento dai numeri che abbiamo portato con questa manifestazione, contentissimi ristoranti, ristoratori, prenotazioni addirittura fino ad Arenzano a Varazze, perché avevamo messo KO le strutture locali che non potevano più ospitarci. Sentiamo cosa dice adesso l'assessore di questa manifestazione che dopo tanta pioggia ci ha consentito di avere bellissime giornate di sole con temperature quasi estive. In questo momento stiamo facendo l'intervista addirittura in maniche corte, veramente una location favolosa a Cogoleto, come sempre un grande successo. Sì, siamo molto contenti di ospitare questa 8ª edizione della 4x4, sicuramente grande successo, un continuo aumento di numeri e poi quest'anno appunto con tutto il brutto tempo che c'è stato, oggi coincide con questo bel weekend, due giorni di sole. Cogoleto mette così in mostra le sue qualità, le sue bellezze. Questa manifestazione adesso possiamo dire tradizionalmente da un po' l'inizio alla stagione che ci porta alla primavera, che ci porta al periodo estivo, mettere insieme questi elementi col fatto che sicuramente c'è stato un grosso impatto sui nostri operatori economici, credo che sia un fatto veramente importante, così come è importante il fatto di dare continuità a questo tipo di manifestazione. Come diceva giustamente l'assessore, anche in tempi di crisi vedo che le manifestazioni, se sono fatte e gestite in maniera a misura di famiglia, infatti qui la testimonianza che ci sono tantissimi genitori con bimbi e un sacco di persone che vengono non solo a vedere la manifestazione sulla spiaggia, ma sentiamo anche il parere del nostro amico cecco. A me ha colpito in maniera particolare l'uscita in esterna che abbiamo fatto, perché ha dato a noi la possibilità, a noi e a tutte le persone che abbiamo accompagnato, oltre all'avventura in fuoristrada, godere di panorami veramente stupendi e che magari pochi conoscono, per far notare come la Liguria ci regala degli squarci di bellezze veramente inaspettate. Invito tutti anche per le prossime edizioni di venire, perché si scopre, oltre alla manifestazione, sia modo di scoprire alcuni angoli della Liguria che magari una persona non potrebbe mai godere appieno. E allora dai, appuntamento anche per l'anno prossimo e in attesa di arrivare alla 10ª edizione, la prossima, come diceva l'assessore, sarà la 9ª, perché quest'anno abbiamo festeggiato l'8ª edizione, per la 10ª faremo qualcosa veramente col botto, dobbiamo inventarci un qualche cosa di veramente spettacolare. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie, arrivederci.